Eccoci, i vini e le bollicine di tutta Italia con l'Associazione Italiana Sommelier AIS. Abbiamo il presidente Detti, presidente della Lombardia, e il delegato di Milano, Osam, con un cognome difficilissimo, però diciamolo. Avulayun. Avulayun, grazie. Allora, partiamo da Milano e poi alziamo lo sguardo sulla Lombardia. Intanto il senso di questa giornata e con quale criterio avete messo insieme i produttori? Questa giornata nasce 4 anni fa, siamo partiti con 36 aziende che hanno aderito al nostro progetto di aprire l'estate con una giornata dedicata alla bollicina da tutta l'Italia, non solo a una zona, se anche in Lombardia siamo una zona leader di produzione, abbiamo pensato di creare una giornata di degustare le bollicine che provengono da nord a sud di tutta la penisola, anche le isole. Siamo contenti perché dopo la 4ª edizione abbiamo oggi oltre 90 aziende, 146 vini in degustazione e un pubblico meraviglioso che sta animando la sala dalle 4 del pomeriggio. Molto bene, presidente Detti, la Lombardia ha caratteristica di produzione di bollicine, grandi territori, grandi enologi, però è bello vedere che dall'Italia arrivano anche, no, profumi e sapori intensi. Ho visto un padusè siciliano ad esempio, anche qui. Quanto possiamo credere in questi prodotti e quanto possono ancora svilupparsi? La bollicina è sicuramente un vino stragettonato, noi in Lombardia siamo sicuramente una realtà molto molto importante per la produzione di questo vino, però ci vogliamo sempre confrontare anche con le altre realtà italiane che stanno crescendo, dove in diverse parti d'Italia si producono ottime bollicine, e quindi è giusto che in questa giornata ci sia la possibilità da parte di tutti i nostri ospiti che parteciperanno a questo meraviglioso banco di degustazione, avere la possibilità proprio di confrontare le varie realtà, le varie caratteristiche di queste bollicine di altre regioni con le nostre. Come diceva il delegato Osano di Milano, grande partecipazione di pubblico e lì anche un bel bancone di assaggio del Trento DOC. È il competitor della Lombardia? Beh, diciamo che noi come Lombardia abbiamo aziende meravigliose, siamo sicuramente straimportanti. Poi, invitando aziende di tutta Italia, il Trento DOC è arrivato in massa, ma abbiamo anche diverse altre realtà, Altalanga per parlare di Piemonte, eccetera, che sicuramente hanno fatto presenza massiccia a questo banco e non solo il Trento DOC. Grazie entrambi e buona degustazione. Grazie.